Ciao a tutti, adesso ce l'abbiamo fatta, e è stata un po' dura, ma c'è stato un problema non sulla connessione, sulla gestione di live, però l'abbiamo risolto. Eccoci, buonasera a tutti. Eccoci. Ciao a tutti e buona domenica, anche se ormai alla fine. Scusate se io mi asciugherò il problema qui, ci sono delle temperature equatoriali. Invece in Africa ci sono delle temperature polari. È proprio vero che il mondo sta andando per conto suo. Sì. Ma io credo qui siamo sui Quanti gradi hai? 35. Però sai, noi sul mare, con il mare e l'umidità, si sente molto di più rispetto a... E quindi, Sì, intanto, scusate, mi asciugo. So che non è parlavo con pubblico degli amici anzi, asciugarsi, però... dovresti avere i ventagli. Mario, i sacerdoti non dovevano sudare, no? Ricordi? A parte che non sono un sacerdote, però. E quindi. No, no, assolutamente. Ma tu c'hai il poliestere, sei già in peccato totale. No, questo è cotone di prima scelta. Ah, Se avevo allora il dovresti poliestere, sudare, scusa. lo Quindi so, c'è ma l'inferno. è caldo. Allora, buonasera a tutti, ciao a Ok. tutti. Abbiamo deciso di fare questa diretta per riprendere, no, il tema della vita nella grazia di Dio e vedere quanto è distante, quanto è diametralmente opposta da ogni concetto di legalistica religione. E quindi affronteremo alcuni argomenti anche riguardo l'autorità, qual era sotto la dispensazione della legge. La funzione dell'autorità, ma anche cose che riguardano temi che Mario ha ripreso nelle ultime dirette che ha fatto, come ad esempio il concetto del perdono in itinere, cioè del perdono un tanto alla volta, no, Mario? Quindi riprenderemo cose pratiche che poi Sì, sono allora. quelle che sembrano, no, a volte piccole cose scritturali. In realtà non è così, perché sono quelle che vanno a determinare il tipo di rapporto che noi abbiamo col Signore. Il modo in cui ci rapportiamo con lui, ma anche il modo in cui alla fine noi ci rapportiamo con noi stessi e come poi passiamo nelle varie circostanze pratiche della nostra vita quotidiana. Sei d'accordo, Mario? Senz'altro, assolutamente. Assolutamente, la chiave di tutto, Walter, tu mi insegni, è la relazione, è il tipo di relazione. Se io dovessi relazionarmi con mia moglie in funzione di un pezzo di carta che dice che sono sposato con lei e che quindi devo portare a casa il mangiare, devo proteggerla, devo fare determinate cose, la mia relazione è secca come una prugna. Vabbè, lasciamo perdere. Una cosa come una cosa secca, non assolutamente niente. La mia relazione deve essere calda e soprattutto voluta. È quella la chiave di tutto. E la religione ti dà il devi e ti toglie il vuoi. E È vero. il momento che tu non Dicevo vuoi, ieri ma sera. il momento che tu non vuoi, ma devi, sei cotto. È finita È la finito. relazione. Ieri sera, Mario, abbiamo avuto una serata straordinaria di grazia a Firenze, no? Dove, nonostante fosse nel piano dell'estate, quindi sai, molte persone sono al mare, sono fuori, c'era venuta veramente una sala gremita di persone. Abbiamo fatto la cena del Signore insieme, è stata una serata straordinaria. E condividevo con i fratelli della Toscana ieri sera che la mentalità che crea la religione, il religionismo, il legalismo è una mentalità conservativa, cioè dove alla fine tutto quello che tu devi fare è cercare di conservare in qualche modo quel poco che questo Dio arcigno a Che volte ha riesci a creato, racimolare. e quindi cercare di non perderlo. Quando invece basterebbe leggere la scrittura, anche non voglio dire nemmeno con gli occhiali della grazia, ma semplicemente anche con occhi Semplicemente. limpidi, no? Per vedere quanto invece il Signore è un Dio che ama donare, un Dio è il donatore con la D maiuscola per eccellenza. Mi ha sempre colpito, no? Quando Giacomo dice che Dio dona, lui dice tre cose, no? A tutti, generosamente, senza rinfacciare. Senza Secondo la religione, invece, Dio dona a qualcuno pensare. tirchiamente e te lo rinfaccia al primo errore. E te lo rifaccio, sì.
Sì, è Allora, vero, è questa vero. sera io È vorrei vero, vai. riprendere. Io prenderò Mario solo 10 minuti, se me le dai, poi ti lascio lo spazio, Vai perché tranquillo. vogliamo ascoltare questa sera. Magari per introdurre, no? Poi andremo a toccare alcuni punti che vorrei che tu sottolineassi. Sono alcune delle cose che io ho condiviso ieri sera, però chiaramente magari non tutti hanno sentito, e comunque è un'occasione anche per ricondividerle insieme. Abbiamo messo sulla locandina i due bastoni, no? Il bastone della legge, il bastone del giudizio, il bastone della grazia, partendo da due episodi che si trovano, uno nel libro dell'Esodo, al capitolo 17, e l'altro nel libro dei Numeri, al capitolo 20. Ora, molti studiosi biblici. Guarda, Walter, guarda dove è aperta la mia Bibbia. È un po' sfocato, io lo vedo. Exodus. Esodo 17. Wow! Qualcuno direbbe lo spirito è uno, davvero. Nel capitolo 17. Vai, scusa. No, no, figurati. Alcuni insegnano, no, che questi due episodi sono i due episodi dell'acqua scaturita dalla roccia. Paolo ci spiega in un passo straordinario, in una delle sue lettere, che questa roccia alla quale il popolo si abbeverava è Cristo, chiaramente. La traduzione italiana, forse non la inglese, non conosco l'inglese in questo. No, l'ho letta, a dire la verità, un po' di tempo fa, ma non mi ricordo nello specifico. La Bibbia italiana ha una traduzione un po' sommaria che fa perdere alcune sfumature che invece sono interessanti e che ci fanno vedere che quello che spesso viene interpretato come l'unico miracolo spiegato in due libri diversi, invece sono due miracoli distinti. Come del resto nel Nuovo Testamento ci sono due pesche miracolose. Una all'inizio del ministero di Gesù, Luca 5, una alla fine, Giovanni 21, come ci sono due moltiplicazioni dei pani. Così questo passo apparentemente sembra lo stesso visto da due punti diversi. In realtà è molto probabile che il primo di Esodo avvenga, e questo è certamente vero, subito dopo l'uscita dall'Egitto, dopo il passaggio del mare, il dono della manna, e poi subito dopo c'è questo miracolo dell'acqua dalla roccia. L'altro probabilmente accade circa 38 anni dopo, il tempo tra l'altro di quel paralitico, no? Ti Il ricordi la paralitico piscina a Betesda. che rappresenta chiaramente Israele bloccato, che poi è interessante perché Betesda, Bet Chesed, vuol dire casa della Casa grazia, della Grazia. è un po' anche una figura della Chiesa, no? Se vogliamo oggi. Noi ci aspetteremo di trovare persone guarite, invece troviamo spesso persone più malate che nel mondo, così. Nel luogo chiamato Casa della Grazia c'erano molti infermi. Ok? Sì. E questo accade non perché chiaramente Dio mandi la malattia, ma perché spesso non viene portato un messaggio che libera. E l'immagine di un Dio buono, come lui Sì. veramente è. Ma partiremo a vedere il primo episodio. Nel primo episodio, non lo leggo tutto, prendo solo due piccoli passi. Al capitolo 17, al verso 1, è scritto: poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore, e si accampò a Refidim. Però la Refidim è un plurale che vuol dire riposi. Ed è tra l'altro il luogo dove Amalek attaccò Israele. E è interessante che nel luogo del riposo ci siano persone che si lamentano. E così spesso siamo noi. Oggi noi dovremmo vivere, no? Nel riposo di Gesù, e spesso invece nel luogo dove dovremmo riposare siamo lì a lamentarci. Perché non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. È da qui che inizia la parte che interessa a noi. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prima differenza: nel secondo miracolo il miracolo avviene davanti a tutto il popolo, invece qui avviene soltanto davanti agli anziani, e è un dettaglio non trascurabile. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume. Attenti, qui si parla di un bastone specifico, che è il bastone che Mosè ha usato per colpire il fiume. Quando colpì il Nilo, l'acqua diventò sangue e fece morire tutti i pesci che erano nel fiume. Primo miracolo di Mosè. Il primo miracolo di Gesù, tutti sapete che invece è l'acqua in vino. Il primo risulta in morte, il secondo risulta in vita, gioia e celebrazione. Questo bastone rappresenta un po' una folla, anche la forma dell'autorità
che si manifestava sotto il vecchio patto. Questo bastone rappresenta anche il giudizio di Dio. E vai, ecco, io starò là davanti a te sulla roccia che è in Horeb. Questa parola roccia, attenti, è diversa nell'ebraico dalla roccia che troviamo in Numeri 20. Qui la parola roccia è tsur, e tsur vuol dire largo masso nel terreno. Quindi è un masso che sta piantato a terra piuttosto largo. L'altro, la parola invece che si trova in Numeri 20 è Sela. Tu colpirai questo tsur, la roccia che è in Horeb. Ne scaturirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. Ora, questo miracolo rappresenta la prima venuta di Cristo. Gesù è venuto sulla terra, la parola si è fatta carne e questa roccia piantata nel terreno rappresenta l'incarnazione del Figlio di Dio. Il giudizio che noi avremmo meritato per i nostri peccati ha colpito il figlio di Dio fatto carne. Ecco perché qui la parola è tsur ed è interessante che questo accada davanti agli anziani perché Gesù è stato giudicato dal Sinedrio e dagli anziani di Israele. Questo è il primo miracolo. Il secondo che noi troviamo in Numeri 20, e poi ti passo la parola, Mario, ha invece degli elementi differenti. Capitolo 20, verso 6. Mosè e Aronne si allontanarono, qui c'è sempre ovviamente il popolo che si lamenta, ma andiamo un po' più per sommi capi, dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno, si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Attenti qui, il Signore disse a Mosè, prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia. Nel primo miracolo, ecco perché non possono essere lo stesso miracolo, nel primo miracolo il comando fu colpisci. Colpisce. Nel secondo miracolo è parla a quella roccia e la parola roccia qui non è tsur, ma è sela e la parola sela indica una rocca posta in alto. La prima roccia conficcata nel terreno è la prima venuta del Figlio di Dio, è l'incarnazione sulla terra. Questa è l'attuale presenza di Cristo innalzato al di sopra dei cieli, dice la lettera agli ebrei. Sela indica una roccia in alto. Potremmo dire questa è l'era della grazia. Oggi Gesù è seduto per noi come il nostro sommo sacerdote alla destra del Padre. Ecco perché la parola sela indica una roccia posta in alto. Parlate a quella sela in loro presenza ed essa darà la sua acqua davanti a tutto il popolo. Oggi non c'è un gruppo di anziani che intercede per il popolo. Oggi tutto il popolo ha accesso a questa sela. Oggi ognuno può andare a beverarsi a questa roccia che è Gesù. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al bestiame. C'è un punto dove dice, vediamo se riesco a trovarlo, prendi il bastone che sta davanti al Signore, vediamo se riesco a trovarlo. Aspetta, lo trovo. Dunque, trovo, aspettate un attimo. Allora. Così facciamo prima. Eccolo qua. Allora. Dunque, ok, perfetto. Dal verso 1 fino al 9 c'è un punto dove dice il bastone che è davanti al Signore. Oh, l'ho trovato ieri sera, è che il caldo mi sta. Ah, eccolo qua, è il 9, era il verso dopo, non lo trovavo perché l'avevo sotto. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore. State attenti, nel primo miracolo il Signore ha detto prendi il bastone con cui hai percosso il fiume. In questo miracolo il Signore dice prendi il bastone che sta davanti al Signore. Ora, 3 capitoli prima, nel capitolo 17, c'è l'episodio del bastone di Aronne. E al verso 6 è scritto: Mosè parlò ai figli di Israele e tutti i loro capi,
gli diedero una verga, una per ogni capo, secondo le loro case patriarcali, cioè 12 verghe. La verga di Aronne era in mezzo alle loro verghe. Mosè mise quelle verghe davanti al Signore. C'è solo un bastone che è stato messo davanti al Signore, cioè davanti all'arca, davanti alla presenza di Dio, ed era la verga di Aronne. Quindi qui il Signore non dice di prendere il bastone del giudizio, che era quello che Mosè ha usato, tra l'altro per fare tutti i miracoli d'Egitto, che erano miracoli di giudizio sull'Egitto, compreso l'ultimo, è stata liberazione per Israele, ma è stata la morte per gli egiziani sotto il mare. Quindi sono stati tutti i miracoli di giudizio. Qui il Signore comanda di prendere un altro bastone, che troviamo tra i capitoli prima, quello che stava davanti al Signore, ed è quello che fiorisce. Infatti dice, l'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga di Aronne per la casa di Levi era fiorita e aveva prodotto, qui è bellissimo, gemme, fiori e maturato mandorle. Oh, di solito, prima viene la gemma, dopo un po' di tempo viene il fiore, dopo un po' di tempo viene la mandorla. Invece nella presenza di Dio il tempo viene compresso. C'è la presenza di gemme, fiori e mandorle contemporaneamente. Ecco perché non dobbiamo mai avere paura, no, del tempo che passa, o di cercare di sgomitare per far presto, imparare a riposare, perché il Signore può far gemmare, fiorire e fruttare la tua vita in molto meno tempo di quando tutti i nostri sforzi riuscirebbero mai a fare. Questo è il bastone. Torniamo a numeri 20 e chiudiamo. Eravamo al verso 9. Come il Signore gli aveva comandato, Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia, non gli anziani. Vedete la differenza? Qui è oggi. Oggi ognuno di noi può entrare alla presenza del Signore. Non abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che va a officiare per noi. Qui tutta l'assemblea viene chiamata davanti a questa sela, a questa roccia. E sappiamo che Mosè, invece di parlare alla roccia, colpirà la roccia. E questo sarà qualcosa, agli occhi di Dio, talmente, non voglio dire grave, ma insomma, come un insegnamento sbagliato che passava per il popolo, che sarà quello che terrà fuori Mosè dall'ingresso nella terra promessa, temporaneamente, perché poi quando la grazia di Dio viene in Gesù, anche lui sarà con Elia sul monte della trasfigurazione. Perché abbiamo letto questi passi? Perché oggi non è il tempo di usare un'autorità di giudizio. Paolo dice in una sua lettera, l'autorità che Dio mi ha data per costruire. Non per distruggere. Molti invece non comprendono e credono che ancora oggi noi abbiamo bisogno di predicare un messaggio di giudizio. Mentre oggi, che Gesù è la sela, lui è alla destra del Padre, l'autorità consiste non nel colpire, ma nel parlare. Predica il Vangelo, predica la buona notizia, dai messaggi carichi di amore. Parla a quella roccia. La cosa interessante, quando dice parlate a quella roccia, la parola ebraica per parlare, Mario, tu mi insegni che è dabar, che è fatta da tre lettere. Dalet, bet e resh. E bet e resh insieme formano la parola bar, che vuol dire figlio. Barnaba. Quindi porta figlio. Gesù in Apocalisse dice, io sto alla porta, se tu mi apri io entrerò. Quindi anche in mezzo al deserto, tutto quello che dobbiamo fare è aprire la porta al figlio, aprire la porta a Gesù. Non a caso, se tu davanti a Dabar metti una mem, viene Midbar, che vuol dire deserto. Quindi nel deserto impara ad aprire la porta al figlio. Non sei nel deserto perché Dio ti sta punendo, ma per fare un'esperienza di Gesù. E noi questa sera vogliamo affrontare questi due concetti di autorità. Autorità di giudizio nel vecchio patto, ma autorità di parola, di grazia. Vedi, era una verga fiorita. Immagina la bellezza, no? Di questa verga che aveva fiori, gemme e frutti sopra. Oggi noi abbiamo una verga che è il Vangelo, la parola. Infatti Isaia 11 dice che il Messia avrebbe colpito i popoli con la verga della parola, non del, con la verga della sua bocca, non del giudizio.
E è il Vangelo, ed è l'autorità del Vangelo. Vedi, Mosè ha usato quella verga per colpire la roccia. Questo è quello che insegna la religione. Come se ogni volta noi dovessimo ancora ricevere un perdono dei peccati e quindi Cristo deve soffrire un'altra volta. No, no. Un'altra volta. Il Signore si è irrigidito davanti a questo messaggio perché loro hanno fatto passare al popolo l'immagine di una roccia che doveva essere colpita più volte. No, la lettera agli ebrei dice che Gesù ha offerto la Una sua volta vita sola. una volta per sempre. Oggi non abbiamo bisogno di ricevere di nuovo ogni volta il perdono dei nostri peccati. Abbiamo solo bisogno di parlare a Lui. Abbiamo bisogno di parlare attraverso l'autorità che ci ha dato e di avere una relazione profonda con Lui e dire: Signore, grazie per aver perdonato tutti i miei peccati. E Amen. sai, anche perdonati, desidero dal profondo del mio cuore chiederti perdono perché ho sbagliato in quest'area. Questo crea chiarezza nell'uso dell'autorità e anche chiarezza nel tipo di relazione che noi abbiamo con Gesù e con i nostri fratelli. Mario, ti do la parola. Amen. Amen, amen, meraviglioso ragazzi. Sì, perché anche la bellissima immagine della verga di Aronne, che era uno dei tre oggetti contenuti nell'arca della testimonianza, che praticamente rappresentavano la divinità, rappresentavano la Trinità, le due tavole di pietra che rappresentano la legge, un po' l'immagine di Dio Padre, la manna, il pentolino di manna che rappresenta l'immagine di Dio Figlio, e la verga di Aronne che faceva i frutti, che alla fine portava i frutti, che è l'immagine dello Spirito Santo che con i suoi frutti. E quindi all'interno dell'arca della testimonianza c'era la pienezza di Dio. Ed ecco perché, se tu ti azzardavi ad andare alla presenza di questi tre oggetti normalissimi, che però rappresentavano Dio, senza il sedile della misericordia, il caporet coperto dal sangue, non potevi resistere, non perché Dio ti uccide, ma perché la sua perfezione distrugge qualsiasi cosa che non sia perfetta. Oh, Esatto. quello che è interessante è che Walter ha parlato di Esodo 17, e io vorrei estrapolare un paio di cose da quell'Esodo 17. Vorrei darvi un'arma, un bastone per poter picchiare sulla testa il diavolo. Ok, questo qua, vabbè, tanto fra parentesi, il Salmo, ci sono tre parole che descrivono il bastone. Nel Salmo 23, che noi conosciamo tutti, Davide dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, ricordatevi sempre che quando c'è un'ombra vuol dire che c'è una luce da qualche parte, quindi l'ombra della morte non ti dice altro che c'è la vita dall'altra parte, la luce dall'altra parte della morte. Amen. Quindi l'ombra della morte: non temerei alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Oh, sono due parole diverse da quella di cui poi parlerò in Esodo 17. Il bastone è Sebet. Questo qui è Sebet. Sebet è un bastone usato per protezione. Difatti, questi sono bastoni africani che alla fine, vedi, qui in cima c'è un bel nocciolo che, insomma, ministra molto bene sulle teste di persone, eccetera, eccetera. Questa qui è per protezione. Poi c'era invece quell'altro, c'era l'altra parola che non mi sono perso il coso, Salmo 23, Salmo 113, ecco, Salmo 23 dice: quindi il tuo bastone e la tua verga. Quella parola è Misenà. Misenà non è altro che un bastone come questo per supporto, per poterti appoggiare sopra. Quindi questa è protezione e questo è supporto. Sono quelli che mi consolano. Quindi queste sono due parole che parlano del bastone. Ma quello non è il bastone di Esodo 17. E adesso voglio farvi vedere l'importanza di questo. Di questo bastone, perché vorrei con questo darvi la
la possibilità di capire come possiamo, ognuno di noi può avere un'istantanea autorità, un'istantanea arma sull'opera del nemico. Esodo 4, siamo sul monte Horeb. Horeb è il monte, praticamente è Sinai, rappresenta la legge. Horeb viene dal verbo Arab, che vuol dire seccare, nel senso di deprivare di vita, derubare, uccidere e distruggere. Quindi guardate l'immagine di questa parola: rubare, uccidere, distruggere. Wow, Giovanni 10. Il ladro viene per rubare, per uscire. Quindi guarda che strano, per coincidenza, che il monte dove è stata data la legge ruba, uccide e distrugge. Ok. Mosè rispose, Esodo 4:1, Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno. Qui cos'è successo? È successo che c'è il famoso cespuglio. Sì, rovo, incendiato. Rovo. È Dio che parla da Yahweh, io sono colui che sono, e Mosè gli risponde: sì, va bene, ma molto bene che tu sei chi sei, però io quando vado di là mi danno una manica di botte perché mi dicano: ma chi è io sono chi sono? E allora l'Eterno gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Ed egli rispose: un metè, una terza parola. Metè è una parola, ne parliamo dopo. Ma Mete è tradotto 99 volte su 100 tribù, più che bastone, tribù, famiglia, figliolanza. Ok, quindi l'Eterno disse: gettalo a terra. Mosè lo gettò a terra ed esso diventò un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Noi in Africa sappiamo che un serpente per la coda non lo devi mai prendere, lo devi prendere per la testa, soprattutto in questo caso, perché molto probabilmente questo serpente era un cobra, perché la metè era di solito sui 2 metri di lunghezza come bastone, e quindi il cobra reale sono più o meno 2 metri di lunghezza, quindi non lo devi mai toccare, prendere per la coda, perché quello si gira. Cioè devi bloccare la testa, ma Dio gli dice: fidati, stammi a sentire, fidati e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso diventa un bastone. Adesso la fede fa cambiare il bastone in la serpe in bastone, e non solo, ma dal bastone di Mosè, vediamo nel versetto 20, che diventa il bastone di Dio. Lo stesso matè che aveva in mano diventa, dal bastone di Mosè diventa il bastone di Dio. Ok, adesso andiamo avanti. Esodo 17, Walter ci ha spiegato la roccia, eccetera, eccetera, e Paolo in Prima Corinzi 10:4 ci parla del fatto che appunto questa roccia era Cristo. Io starò davanti a te là sulla roccia in Horeb, tu percuterai la roccia, ne scaturerà l'acqua e il popolo berrà. Andiamo avanti. E il 9, 8. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io sarò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Ok? Adesso Amalek è un nome strano, Walter, perché mi dispiace, ma Amalek vuol dire colui che abita a sud. È vero. Perdonatemi, ma non c'è alcuna... Nessuno abita più a sud di te. Esattamente, io più a sud di me non c'è nessuno. Quindi... questo metè è tradotto la maggior parte dei casi come tribù, ed ecco perché ad esempio in Africa sulla testa del metè c'è intarsiata la testa del capo tribù.
Perché questa verga, questo bastone, rappresenta la tua tribù, rappresenta la tua famiglia, rappresenta la tua discendenza. Ok. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Ur salirono sulla la vetta del colle. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, teneva la sua mano, una mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti. Così essi presero una pietra, pietra, parola Eben, Eben, e di nuovo Bet, Nun, Bet, Nun, cioè la pietra a, scusate, Alef, Bet, Nun, vuol dire padre, Ab, e Ben, figlio. Eben, che vuol dire pietra, è praticamente la traduzione del padre e figlio, ed è per quello che era la pietra di inciampo e la pietra di scandalo sulla quale gli ebrei si sarebbero inciampati. Perché? Perché Gesù diceva: io sono il figlio di Dio. Ah sì. Ed era quella la pietra. Tanto è vero che quando gli ha detto per quale buon motivo mi volete lapidare, loro gli hanno detto: non per quello, ma perché tu che sei un uomo ti fai figlio di Dio. Era quella la pietra d'inciampo, la pietra per la quale che Israele non poteva sopportare il fatto che il figlio si faceva padre, padre e figlio. Quindi, ma le mani di Mosè si erano. E lui vi sedette sopra, un'altra posizione di riposo, vi sedette sopra, mentre Aronne e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Oh, quindi abbiamo Mosè al centro, abbiamo Aronne da una parte e abbiamo Ur dall'altra. E io mi sono chiesto, ci deve essere un significato di questa immagine, no? Ur che tiene questa figliolanza e da una parte c'è Aronne e dall'altra c'è Ur. E guarda caso, Aronne vuol dire portatore di luce, Ur vuol dire la tana della serpe. Quindi da una parte c'è la luce, dall'altra parte c'è la tenebra. E questa verga copre l'umanità, dalla persona più serpente alla persona più luce. Copre tutto quanto e Mosè alza questo e guarda caso, quando li alza, Giosuè vince, Israele vince. Per quale motivo? Perché tutto quello che Mosè gli stava facendo vedere è che ricordatevi di chi siete figli, ricordatevi chi è il vostro capo tribù, ricordatevi che non importa se siete tenebra o se siete luce, il capo tribù è quello che conta, il vostro padre è quello che conta, Abba è quello che conta. E poi rimane, poi dice, e le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Tradizionalmente il tramonto del sole era l'ora nona. L'ora nona erano le 6 di pomeriggio, il momento in cui Gesù Cristo è morto. Quindi questa testimonianza davanti alla lotta di Amalek, oh, fammi dire perché è importante il fatto che Amalek significa colui che abita a sud. Perché in Isaia 14, quando parla di Lucifero, la scrittura dice: tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi e sarò simile all'Altissimo. Quindi il nord è l'ombra dell'abitazione di Dio. Il sud è l'ombra dell'abitazione sia dell'uomo che del diavolo. Ed ecco perché Amalek va a finire che in versetto 14 scrivi quando questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. E 15. Mosè costruì quindi un altare al quale pose il nome l'Eterno e la mia bandiera e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno. Ti ricordi che ha detto: io innalzerò il mio trono? Amalek rappresenta il diavolo,
E l'unico modo, amore mio, l'unico modo per poter combattere Amalek, per poter vincere Amalek, è quando tu ti rendi conto che è la tua figliolanza quella che ti dà la Amen. vittoria. E quando si innalza quella verga, quando si innalza Matè, la tribù, con la testa del capo tribù che dice: Abba, mio padre è Dio. In quel momento non me ne frega niente se tu sei nel mezzo della tenebra o se sei nel mezzo della luce, se tu sei un santo o se tu sei un disgraziato peccatore. In quel momento quello che conta è la tua figliolanza, è il fatto che Dio è tuo padre e il diavolo non ha niente da dirti. In quel momento il diavolo non ti può dire: sì, ma tu hai peccato, tu sei figlio di Ur, sei figlio della tana della serpe, sei figlio della tenebra. No, io sono figlio di Dio e quindi quello che faccio, che non faccio, non ha niente a che vedere con la mia figliolanza, perché il diavolo ti può accusare di non pregare abbastanza, ti può accusare di non dare abbastanza, ti può accusare di non frequentare abbastanza, di non avere abbastanza fede, ma non ti potrà mai accusare di non essere figlio abbastanza. Gloria a Dio. Yeah. E Se non sei a figlio, caso sei figlio. che Mosè si è Vai. seduto durante la battaglia sul re. Esattamente. Esattamente. Si è seduto su. Interessante Vai, vai. perché poi alla fine l'unico modo di vivere nel riposo finito di Gesù è una vita nel riposo, dove davvero possiamo vedere l'amore di Dio operare per noi. Ecco perché Paolo dice: la grazia di Dio che si affatica per me è quello di stare seduti senza lasciarsi smuovere su questa rivelazione della figliolanza. Ed ecco perché il diavolo ha attaccato Gesù È quello che nel attacca. deserto sulla figliolanza. Non gli ha detto: se tu sei un operatore di miracoli, se tu sei un profeta, se tu sei l'apostolo degli apostoli, se tu sei il Messia promesso, se tu sei il figlio di Dio. Ma Perché era quello. anche Walter, il fatto che quando il diavolo ha attaccato in Matteo 4, gli ha detto: tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, ha tolto, si è dimenticato di dire una Amato. parola, che è la parola amato. Yes. Perché quando Gesù è uscito dal Giordano, Dio ha detto: questo è il mio amato figlio. Perché quando tu sai di essere amato, la tentazione del diavolo, la tentazione del peccato, la tentazione di qualsiasi cosa, Esatto. perde la sua forza. Perché È tu così. sai che papà mi ama, io so che papà mi ama, se sbaglio so dove posso correre da papà, ma la religione cosa ti dice? No, non sei amato, te lo devi meritare, per cui Esatto. quando sbagli, quando pecchi, invece di correre da tuo padre, corri a fare la In poche confessione, parole, a quando fare pecchi, le la roccia deve essere colpita un'altra volta, tu sciamate. ti Una devi prova. ravvedere, devi ricevere di nuovo il perdono prima di poter accedere. E Amen. questo fatto, ecco perché fa arrabbiare così tanto i nostri amici che ci amano così tanto e non lo possono sopportare, perché amici miei e di Mario e soprattutto di Gesù, questa è la chiave della grazia. Quando il Padre rilascia quella parola su Gesù, che poi da croce in poi va su tutti noi, nel greco è: questo è il mio figlio agapetos in greco. Agapetici. Dal verbo agapao, cioè amato, di un amore incondizionale. Incondizionato. Ed è bello che questa dichiarazione viene due volte nella vita di Gesù. All'inizio del ministero, quando Gesù non aveva iniziato il Non aveva fatto ministero, nulla. non aveva fatto niente, cioè io ti amo a prescindere. Ehi, tu che mi stai ascoltando, Dio ti ama non perché lo stai servendo, Dio ti Amen. ama perché ti ha creato e ha dato suo figlio per te, perché Amen. le sue viscere di amore non potranno mai smettere di amarti. Ogni volta che vedo Samuele mi si muove qualcosa dentro. Non Amen. lo amo Amen. perché mi ha portato e me l'ha portata una pagella straordinaria. Io lo amo prima. Se io gli faccio sentire questo amore gratuito, lui uscirà come un leone per la strada. E no, Esattamente, esattamente. rovescia tutto. Non ha rovescio. Ed ecco perché anche all'estero molti figli di ministri vanno a finire spesso in vie sbagliate. Per questo motivo qui. Perché questo punto su cui io e Mario veniamo attaccati, ragazzi, è la chiave di liberazione del Vangelo. Noi siamo perdonati eternamente al Calvario e siamo amati a prescindere prima di ogni azione, buona o sbagliata. E il Padre su Gesù ha rilasciato due volte questa dichiarazione. Tu sei il mio Iulios Agapetos, il mio figlio Agapao. Al Giordano, al Agapetici. battesimo e alla fine del Sul ministero. monte. Monte.
Allora, quel monte è uno dei punti più alti di Israele. Il Giordano dove Gesù è stato battezzato è uno dei punti più bassi della terra. Questo vuol dire che quando tu sei nel buio, in fondo all'abisso, o quando sei al top del tuo successo, Dio ti ama allo stesso modo. Amen. È questo che cambia il tuo modo di vivere, è questo che ti fa uscire, ti fa dire: io non so se oggi farò tutte le cose per bene, ma una cosa so, che questo amore con cui mi ami mi spinge a onorarti. Ecco Amen. perché non è la grazia a sdoganare il peccato, è una balla. Ragazzi, imparate a vivere scindendo l'amore di Dio dalle vostre opere, non solo cattive, ma anche dalle buone. Perché per Dio sei lo Senz'altro, stesso. Questo non soprattutto. vuol dire che allora io posso fare quello che voglio, ma certamente no, questo è assurdo dirlo. Ma l'amore di Dio viene prima. C'è una cosa sola che può trasformare il mio cuore, ed è sapere che lui mi ama a prescindere. Quello mi porta nel riposo, seduto su quell'evento, seduto sulla Amen, amen. rivelazione che io sono il figlio e che lui è mio padre, e che Gesù Amen. è il miracolo che ha reso possibile tutto questo. Sentite, non esiste un messaggio così in tutto l'universo. Questa è la gloria del Vangelo ed è la luce che splende sul volto di Gesù. Mario. Amen. Ed è il fatto che il religionismo attacca continuamente per il semplice motivo che qualsiasi cosa nel religionismo deve mettere l'importanza, il riflettore, la luce della ribalta sull'uomo. Mentre invece lo Spirito Santo, Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo glorificherà me, la gloria a me, tutta la gloria deve andare a Cristo, tutta, qualsiasi cosa, io non c'entro niente, io non merito niente, non sono buono perché me lo merito perché lui dice che io sono buono. La mia bontà è per dichiarazione divina, non per guadagno, non per merito, non per qualcosa che io posso fare. Non c'è niente che tu, se tu sei in piedi e sei 1,80 m o ti metti sulla punta dei piedi e sei 1,85 m, quando ti metti a confronto con il sole, non credo che faccia tanta differenza. Con Alfa Centauri non fa tanta differenza. Quindi che tu sia buono, cattivo, normale, neutro davanti alla perfezione di Dio non serve a niente. O lui ti dichiara accettevole, buono, perfetto, cioè, o non lo sei. Non esiste. Walter è un professore. Non esiste il 9,9 voto nel Vangelo. O hai 10 o non entri. E l'unico 10 che può essere dato è Cristo Gesù. È soltanto Cristo, soltanto Gesù, 100% Gesù, non c'è altra via. Se non sei in Lui, non c'è niente. E quando hai capito quello, quando hai capito che il sangue di Cristo è stato versato una volta per sempre, come dice Ebrei da tutte le parti, una volta che hai capito quello è il momento in cui ti puoi sedere in Cristo, alla destra del Padre, e dire, gloria a Dio, tutto è compiuto. Amen. È così, è così. Possiamo far vedere un gioiello che però sono quelle piccole cose nella scrittura che non ti dimentichi più e che aprono. Tu hai preso il passo del pruno ardente, no? Che è il passo in cui Dio parla per la prima volta a Mosè, l'uomo che rappresenta la legge. E poi c'è la grazia di Dio in una persona che è Gesù. Andate a dare un'occhiata in Giovanni, all'inizio di Giovanni, in Esodo. Qual è la prima parola che Dio dice a Mosè e la prima parola che Gesù dice ai suoi discepoli? La prima parola che Dio rivolge a Mosè è: non ti avvicinare qua. È vero o no? Sì. La prima parola che Gesù dice ai discepoli in Giovanni è: venite e vedrete. Ah, ascolta, la religione ti dice: non ti avvicinare. La prima cosa che ti dice: non ti avvicinare. La grazia, la prima cosa che ti dice è: venite e vedete. Vieni qua. Che meraviglia! La religione ti Amen, amen. terrà sempre. Infatti, Pietro, all'inizio del suo cammino con Gesù, dopo il primo miracolo, all'inizio, quando era ancora nella mentalità legalistica di Israele, al primo miracolo dice: allontanati da me. Allontanati da me, sì. Nell'ultima pesca si gettò in mare e andò da Gesù. Perché la Amen. grazia ti attira, la religione ti allontana. La prima parola a Mosè è: non ti avvicinare. La prima parola di Gesù ai discepoli è: venite a vedere. Amen, Marco. amen. Walter, proprio il capitolo che ho finito oggi del mio ultimo libro, I versetti storpiati,
40 menzogne del religionismo smascherate. L'ultimo capitolo, il capitolo 32 che ho finito oggi, che dice appunto, parla aspetta un attimo che ci arrivo, della differenza tra 32, aspetta, 20, 21, 22. Sono 40 menzogne, versetti storpiati che sto cercando di raddrizzare, dovrebbe essere pronto fra un paio di settimane. Ok. Ok, chiudo, ecco. Chiudo con questo. Questo è direttamente dal mio libro. Chiudo con questo. La differenza tra la legge e la grazia ai piedi della croce. Il nome Pietro, nella sua forma ebraica Kefa, significa pietra, e la pietra è un'immagine della legge. Fra parentesi, amici miei cattolici, che Dio vi benedica, vi amo, vi voglio un bene enorme, e mi dispiace incredibilmente che vi siano insegnate tante menzogne, ma se il vostro cuore è aperto a Cristo siete miei fratelli e quindi non ci sono problema. Ma state a sentire, la famosa storia del Pietro su questa pietra è una baggianata, è una baggianata, perché Gesù non parlava italiano, non so se ve ne siete resi conto, cioè, ma anche il greco stesso il termine è diverso, perché una è Petra e l'altra è Petros, quindi sono anche nel testo greco. Ma Gesù parlava ebraico, e nell'ebraico tu sei Kefa, Pietro, tu sei Kefa, e su questa Zur, sono due parole, su questa roccia costruirò, perché la roccia è per terra. Che cos'è quella roccia? Alla fine, e poi Zur è la parola di Esodo 17 alla fine. Esattamente, su questa roccia, su questa Zur, io costruirò la mia chiesa. Che cosa? Sul fatto che tu hai detto che il figlio dell'uomo è diventato figlio di Dio, che tu, Ben Adam, sei, attraverso l'opera del Hamashia, del Messia, sei diventato figlio di Dio. Comunque, quindi, non c'entra niente Pietro, pietra, bagianate. Tu sei Kefa e su questa Zur. Sono due parole totalmente diverse. Ok. Quindi il nome Pietro nella forma ebraica Kefa significa pietra, e la pietra è un'immagine della legge. 2 Corinzi 3,7, che dice il ministero della morte è scolpito sulla pietra. La pietra è un'immagine, l'unica cosa scolpita sulla pietra era la legge, ok? Tant'è vero che è bellissimo il fatto che quando portano la donna adultera a Gesù, Gesù è davanti al Tempio. Non so, Walter, non so se tu sei andato a Gerusalemme, ma davanti al Tempio sono ci pietre. Sono delle pietre, delle rocce, delle pietre, no? Ci sono appunto delle zur, delle rocce. E quando gli portano la donna e gli dicono abbiamo preso, lui stava scrivendo per terra. E io mi sono chiesto cos'è che stava scrivendo. Io sono convinto che stava scrivendo il sesto comandamento: non commettere adulterio. E quando gli hanno detto, Mosè dice che una come questa dovrebbe essere lapidata, ma tu cosa dici? E lui continua a scrivere, scrive una seconda volta, perché quante volte ha scritto Dio la legge con il suo dito? 2 volte. La prima volta, poi Mosè ha distrutto le tavole e l'ha scritto un'altra volta. Quindi Gesù stava dicendo a quei religionisti, guardate che la legge l'ho scritta io. Se la voglio cambiare, sono io quello che ha scritto la legge. E se la voglio cambiare, la cambio. Il nome Pietro nella sua forma ebraica, Kefa, significa pietra. La pietra è un'immagine della legge. Il nome Giovanni, nella sua forma ebraica, Yohanan, significa il Signore estende la grazia. Come dimostrano queste due scritture, ai piedi della croce c'era Giovanni, non Pietro. Giovanni 13,38, Pietro gli disse, Signore, perché non posso seguirti? Darò la mia vita per te. In altre parole, ti amerò fino alla morte. Gesù gli rispose, davvero? Darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte.
Giovanni 19, 25, 26, ora presso la croce di Gesù stavano sua madre, sua sorella, eccetera, eccetera. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, Giovanni, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. In questo caso, ai piedi della croce, non c'è Pietro che si qualifica come il discepolo che ama Gesù, ma Giovanni che si autodefinisce come il discepolo che Gesù ama. Yes. Non è Pietro la legge a provare il suo amore. Questo versetto storpiato di cui sto parlando è Giovanni 14, dove dice: se mi ami, ubbidirai i miei comandamenti, no? Ah, sì. E quindi non è Pietro la legge a provare il suo amore per Gesù, ma Giovanni la grazia. Non sono io a generare l'amore che Gesù va cercando, ma è lui in me che lo produce per grazia attraverso la fede. Alleluia. Amen. Mario, prima di chiudere, vorrei che potessimo dire una parola sull'autorità sotto la grazia, no? Perché alcuni può passare l'immagine che, siccome siamo sotto la grazia, l'autorità non esiste più, il che non è vero, perché il Nuovo Testamento parla di un'autorità. Abbiamo visto che esistono, in quei due miracoli che abbiamo visto dell'acqua, due verghe diverse, no? Una verga che rappresenta il giudizio, che parla di colpire, una verga fiorita che parla di grazia, che invece parla di parlare. Oggi l'autorità è connessa con il parlare, non con il colpire. Oggi la predicazione dovrebbe dissetare il popolo, non colpirlo. Non siamo mandati da Dio a colpire il popolo perché il popolo si ravveda, ma a dare acqua agli assetati. Ecco, qualcosa sull'autorità, come quando Paolo dice: secondo l'autorità che Dio mi ha data per costruire e non per distruggere, perché questa parola autorità purtroppo è stata un trauma per tanti, voglio dire per la maggior parte, ma certamente per molti fratelli che ci seguono, e questo può portare anche a fuggire, no? Dalla comunione con i fratelli, magari dal frequentare magari chiese buone, realtà buone che ci sono, perché altrimenti passa l'idea che tutte le chiese sono chiese legaliste. Non è vero, ci sono anche delle comunità buone che possono portare crescita. Ecco, Mario, possiamo dire qualcosa su come vivere l'autorità nel regime della grazia? Ma vedi, per me, Walter, quando Gesù disse ai suoi discepoli, disse: andate e siate i miei testimoni, non gli disse: andate e fate la mia testimonianza. Gli disse: andate e siate i miei testimoni. L'autorità è un qualcosa che sei, non un qualcosa che fai. Yes. E la più grande autorità che tu puoi avere e la più grande influenza che tu puoi usare per influenzare le persone è quella di andare avanti e lasciare che le persone ti seguano. Se dopo 6 mesi, un anno e mezzo, ti giri e non c'è dietro nessuno, volontariamente, tutto quello che hai fatto, sei andato a fare una passeggiata, non hai guidato nessuno. La guida, il pastore non ha bisogno di una frusta. Ho fatto tante volte la differenza fra il pastore e il mandriano. Il pastore guida con... Leggiamo un attimo il Salmo 23, dai, che tanto eravamo lì. L'Eterno è mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti, in bellissima parola ebraica che vuol dire riflettenti. In altre parole, l'acqua è così calma che io posso vedere la vera riflessione della mia faccia, e non quella che mi possono dire le altre persone. Ti ricordi quando Gesù ha detto al cieco di andarsi a lavare la faccia? La prima cosa che il cieco ha visto è stata la sua faccia, che non aveva mai visto. L'acqua più si muove, più deforma la faccia, vedi? L'acqua, tu mi insegni che rappresenta anche la parola di Dio, no? Basta leggere Efesini 5. Quando l'acqua non è calma, quando il Vangelo non è limpido, l'immagine di noi che ne ricaviamo è un'immagine distorta. Ma quando l'acqua è limpida, perché c'è Gesù e non religione o altre cose, allora abbiamo una visione non distorta di noi, no? Amen. Allora, 3. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia. Guarda che strano, non ti conduce per sentieri di legge, non ti conduce di sentieri di forza, no, per sentieri di giustizia.
Quante volte, Walter, noi abbiamo sentito, ah, ma allora voi predicatori della grazia fate che tutti quanti peccano. No, perché la grazia, il buon pastore, ti porta per i sentieri di giustizia, di rettitudine. Non ho bisogno di dirti quello che devi fare. Quando io ti faccio vedere il mio amore, la mia condotta, rendiamoci conto di una cosa, ragazzi. Soprattutto se voi state ascoltando, siete pastori, siete anziani, siete leader in qualche modo, ricordatevi sempre quello che Paolo dice: seguite me come io seguo Cristo. Se non potete dire imitate me, come dice Paolo, se non potete dire imitate me, andate a cambiare mestiere, andate a sentire Babbo Mario, perché no, quello che dici non mi interessa, voglio vedere quello che fai, voglio vedere chi sei. Voglio chiedere a tua moglie chi sei, voglio chiedere ai tuoi figli chi sei, voglio chiedere al tuo capo ufficio chi sei, voglio chiedere alle persone che lavorano per te chi sei, voglio sentire, no, una persona bella, gentile, gioiosa, piena di pace, piena di amore, piena. I frutti dello spirito sono reali, abbiamo parlato della verga di Aronne, i frutti dello spirito sono reali, non sono adesso tanto c'è la grazia, facciamo grazia, 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 non abbiamo, no amore mio, no. Quando tu coltivi quella la verga di Aronne, quando tu coltivi i frutti dello spirito, escono fuori nella tua vita e non hai bisogno di dirmi che sei in autorità. Se tu mi devi dire che sei in autorità, vuol dire che non lo sei. Che non ce l'hai, certo, vero. Non a caso la prima volta che la parola autorità compare nel Nuovo Testamento, in Giovanni 1, ha dato l'autorità di diventare, non di fare, di diventare qualcuno, di essere. Esattamente. Esattamente, esattamente. Tutto quanto è basato su... Parla un po' di qualcosa, Walter. No, no, ti ascolto. Ti sento, ok. No, perché mi si è scaricato un orecchio. Ah. Tutto quanto è basato su chi sei, non su cosa fai. La religione basa tutta la costruzione del religionismo è basato su quello che fai. Tutta la costruzione della grazia è basata su chi sei. E chi sei cambierà quello che fai, ma quello che fai non cambierà mai chi sei. Sì. Scrivetela, perché quella è buona, quella è venuta direttamente dal cielo. Ecco perché. E se la mettete su Facebook, taggate Mario. Taggate Mario. Ecco perché Paolo, quando parla su suo figlioccio Timoteo, gli dice: cerca persone fedeli che siano capaci di fare. Prima parla di carattere e poi parla di abilità, perché tu puoi insegnare cosa fare a qualcuno che è, ma non puoi insegnare a essere qualcuno che fa. È così, è così. E imparare anche che il servizio, tutto quello che facciamo, ritornare a benedire le persone anche nella gratuità, no? Nel desiderio di farlo, di non far passare sempre che è una contravendita. A volte mi dispiace dirlo, ma a volte è stato abusato questa figura, no? Del ministro, dell'onorare il ministro. L'onore io credo sia un frutto che sgorga verso un ministero che sta nella gratuità dell'amore. Produce onore. Quando tu hai bisogno continuamente di dire tu devi onorarmi, tu devi, c'è qualcosa che non va, che non nasce nella spontaneità. Ma la grazia è quella che ti porta. Noi stasera abbiamo deciso di dedicare un'ora, no? Perché è il desiderio che qualcuno possa dire in quell'ora qualcosa è crollato nella mia mente, una fortezza è caduta, la mia famiglia ha trovato la pace che aveva perduto. Alla fine questo è il motivo che ci muove, che le persone possano conoscere Gesù per chi lui veramente è, nient'altro. 100% Gesù, soltanto Gesù, niente coloranti aggiunti o additivi. Amen. Soltanto lui e tutta la gloria a lui. Mario, grazie per il tempo che ci hai dato, per la saggezza, la sapienza anche. Sono cose aperte fuori e che so che io per primo, ma che tanti prendono, si stanno diffondendo, stanno portando vita, libertà e stanno riportando soprattutto le persone vicine a Gesù, e questa è la cosa più importante di tutto. Amen. Walter, prega per qualcuno che non sta bene, dai, che mi sento che c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera. Sì, ieri sera è stata una serata meravigliosa, abbiamo visto il Signore muoversi, toccare tante vite, guarire. E sai, la grazia è il luogo dove anche i miracoli perché vanno nel loro posto,
vanno nel loro posto. Il Signore, a volte mi vengono, no, ma io non sono battezzato, ma il Signore mi può guarire. Ehi, Gesù ha guarito per la strada persone che non erano né salvate né battezzate. Veramente. Ma Ha anche guarito persone che anche il non gliel'hanno chiesto, che non gli Walter, erano anche persone che sì. non gliel'hanno chiesto. Il paralitico a Betesda non gli ha Ah, chiesto sì. niente. Quello È che vero. hanno buttato giù dal tetto non gli hanno chiesto niente, non gli ha chiesto niente. E Gesù gli ha È detto: vero. figliolo, i tuoi peccati ti sono stati perdonati. E quegli altri di sopra che gli hanno detto: no, non i peccati, le gambe, non i peccati. E Gesù gli ha detto: cioè, ok, pensate che sia più facile dire i peccati sono perdonati? Ok, allora alzati e cammina. Amen. Non gliel'ha chiesto nessuno, ma la grazia di Dio esce naturalmente, esce spontaneamente per amare, per aiutare, Amen. Mario, sai quante volte accadeva? Ma spessissimo. Nella nostra comunità persone nuove, sai, venivano tutte le domeniche, venivano, magari erano gli scettiche, no? Sai, questi sono matti con le mani alzate, cantano, ballano. Il Signore le guariva sulla sedia, alla fine venivano, no? Tremanti, oh, io avevo la spalla bloccata e adesso si muove. E quella era la porta spalancata di dire, capisci che Dio ti ama, non perché hai fatto un contratto di do, dai, prendo, faccio, sottoscrivo. Dio ti ama. E proporre al mondo un Dio che non è lì a fare le compravendite, ma è un Dio che ama. Gesù ha guarito persone, non sappiamo se queste persone dopo sono mai entrate in una comunità. Io ho visto guarire persone anche da malattie gravissime e hanno continuato la loro vita e non hanno Ma voluto, tra spezzato. virgolette, seguire il Signore. Ma Dio non è come l'uomo. L'uomo e la religione danno, ma in cambio vogliono qualcosa. La grazia no. Quindi non abbiate paura di benedire le persone. Scattano a volte i meccanismi, però aspetta che venga in comunità qualche settimana, vediamo se si alza. Le persone vanno benedette, vengono persone rotte dalla vita. Gesù ha dato la sua vita per il mondo intero. Benedite le persone, pregate per i malati. Se non andate in chiesa, non importa, gettate il seme del Vangelo e spargete la grazia del Amen. Vangelo. Il resto è responsabilità dello Spirito Santo. Amen. 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 Preghiamo. Walter, solo una cosa, poi preghi tu. C'è una persona che probabilmente, non lo so, ma può darsi che ci stia ascoltando perché è una persona che non è un credente, ma ha bisogno di un tocco divino. Quindi, se tu stai guardando, tu sai chi sei, tua moglie mi ha chiesto di pregare per te, e io voglio pregare per te in questo momento, nel nome di Gesù, voglio rilasciare la sua grazia, il suo amore. Dio ti ama immensamente, Dio ti ama disperatamente. Tu non hai neanche la più pallida idea di un Dio che ti ami così, perché ti è sempre stato detto che te lo devi meritare, che devi andare in comunità, che devi fare questo, che devi credere, devi fare più o meno questo. No, io ti dico, io credo, Walter crede, noi crediamo per te, crediamo che in questo momento la benedizione di Dio, la guarigione di Dio, la mano di Dio, la mano del Messia possa attraversare i cieli e la terra dal Sudafrica e da Piombino e venire in Svizzera e toccarti nel nome di Gesù, che tu possa essere guarito nel nome di Gesù. Amen. Amen. Yes. Sì, Va, io voglio invitarti, tu che stai guardando questo video là, non importa se siamo lontani, abbiamo visto nelle dirette che abbiamo fatto anche durante il lockdown, lo Spirito Santo si è mosso a migliaia di chilometri, abbiamo avuto testimonianze di miracoli di ogni tipo. Sappi che Gesù ha pagato il prezzo per questo. Non è fondato sulla preghiera mia, sulle parole che scegliamo, Gesù ha pagato il prezzo per te. Lui è morto per tutti i tuoi peccati. Lui ha dato la sua vita per la tua vita. È un pacchetto completo. La salvezza eterna del tuo spirito, la vita nuova della tua anima, ma anche la guarigione del tuo corpo. La grazia di Dio può penetrare senza limiti, senza distanze. Signore, noi questa sera vogliamo pregare con parole semplici, brevi e poche, perché non sono le nostre parole, è l'opera che tu hai fatto. Tu hai preso su di te i nostri dolori, le nostre infermità e le nostre malattie, anche di questo caro fratello che ci sta ascoltando, questa persona che tu ami così tanto, al punto che quando sei morto sulla croce, tra gli spasmi, tu hai avuto lui davanti. La Bibbia dice per la gioia di vederlo oggi, hai sopportato la croce. E io nel tuo nome voglio rilasciare oggi, nel nome di Gesù, questa
questa parola e dichiarare che il tuo potere di guarigione si manifesta oltre questo video, oltre le mura di questa casa, oltre questa città, a toccare tutti i tuoi figli che sono qui, hanno bisogno di un tocco della tua mano. Noi prendiamo autorità e dominio nel nome di Gesù per vita e comandiamo a ogni malattia, a ogni spirito di infermità, a ogni demone di cancro, a ogni potenza che dall'inferno è venuta per colpire il cuore dei tuoi figli, il loro corpo, nel nome di Gesù, di lasciare la loro vita, di non tornare mai più. Noi in questo momento comandiamo, nella presenza della luce dello Spirito Santo, a ogni tenebra di malattia, di dolore, di andarsene, di non tornare mai più. E crediamo che in questo momento miracoli avvengono semplicemente sulla poltrona dove sei, sul divano che stai ascoltando, per il potere dello Spirito Santo, della grazia salvifica di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Ah, Walter, vorrei poter entrare nel telefonino e darti un abbraccio. Te lo do di Un qua, abbraccio a ci tutti vediamo. quanti, ragazzi. Grazie per essere stati Un con noi, siete abbraccione a tutti. stati tantissimi. Che il Signore vi, anzi, Grazie il Signore vi ha già benedetto di ogni benedizione. Amen. Andate a a Dio. contagiare il Amen. mondo con la grazia di Dio. Amen. Mario, grazie di tutto. Amen. Ciao Walter, ciao bello. Ciao. Ciao.